tieni comunque il contatto, perché poi alla fine comunque ti ha rifiutato, non so se hai fatto l'invito di stand date o no, questo non l'ho segnato, però prendi comunque il contatto, abituati comunque a prendere il contatto, cioè questa qua era un'interazione molto buona, non dovevi andartene via senza prendere il contatto, perché altrimenti poi diventa diciamo un'abitudine il non prendere il contatto quando potresti, e poi è un problema, perché poi quando potresti prendere il contatto non lo prendi. È un problema questa cosa. Quindi, se senti di averlo come difficoltà, la cosa del prendere il contatto alla fine, abituati a chiederlo sempre il contatto, solo per il gusto di chiederlo, per allenarti a chiederlo, per instaurare l'abitudine a chiedere comunque il contatto, ok? Solo se senti comunque che sia una difficoltà, se vedi che capita tante volte questo scenario qua, che l'interazione è andata bene, potevi prendere il contatto ma non l'hai preso, fai questo esercizio, chiedi sempre il contatto a fine interazione. Quindi, anche se lei ti ha balzato in apertura, anche se non ti ha proprio cagato di striscio, le dici, rimaniamo in contatto, hai WhatsApp? Ok? È ovvio che magari se ti ha balzato in apertura ti dirà di no, o magari ti guarda stranita, cioè ti ha balzato, tu le chiedi il contatto. Lo fai semplicemente per allenarti a chiederlo, ok? La modalità di chiedere il numero giusta è descritta nell'audio corso, ovvero sei più una drink o da caffè, sei mai stata al posto X, ma se ci prendessimo un drink nei prossimi giorni in posto X, hai WhatsApp, qual è il tuo numero? Quindi questa qua è la modalità giusta di chiedere il numero, prima parlare dell'appuntamento e poi dopo prendere il numero, ma in questi casi per allenarti semplicemente a chiedere il contatto, puoi semplicemente dire, rimaniamo in contatto, hai WhatsApp? Fine. Okay. Se vuoi allenarti a prendere sempre il contatto, per allenarti, puoi fare così. Detto ciò, se vuoi imparare un metodo procedurale passo dopo passo, dall'approccio fino al sesso, c'è il mio videocorso che si chiama esattamente Dall'approccio al sesso, che insegna tutto questo. È un corso di oltre 45 ore, lo trovi andando sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che c'è un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.